Oltre 7 milioni erogati a favore del territorio alessandrino, di cui oltre 3 milioni per progetti di volontariato e beneficenza, più di 1,5 milioni per l'arte e l'attività culturale, poi ancora educazione, istruzione, sviluppo locale, protezione civile. Basterebbero questi pochi numeri ad illustrare il bilancio di missione della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che si è presentata al pubblico illustrando le linee guida che hanno sempre contraddistinto l'operatività della Fondazione. Il bilancio con cui la Fondazione vuole far conoscere quelle che sono state le sue attività nell'ambito dell'anno. Per questo è un bilancio che io invito tutti quantomeno a sfogliare, molto facile, con una consultazione molto facile, molto leggera, e si capisce che cosa ha fatto la Fondazione in quest'ultimo anno. Se ha fatto bene o ha fatto male non tocca a me dirlo, però vogliamo che sia chiaro, che ci sia una trasparenza assoluta nell'attività della Fondazione rispetto al territorio. Lo sguardo al futuro per la Fondazione si propone di incentrare gli interventi su progetti propri, ideati direttamente dalla Fondazione e realizzati in partnership con altri soggetti che abbiano alta competenza nei settori di interesse. La Fondazione vuole sempre più essere un motore, cioè una più propositiva che erogativa. È chiaro che proprio per definizione la Fondazione deve erogare i contributi. Io dico sempre che due doveri principali di una fondazione sono: primo, preservare il patrimonio; secondo, erogare tutto ciò che può e deve erogare. Ciò non toglie che noi siamo ben predisposti a cercare degli strumenti di proposizione per progetti che possono essere fatti, però possono essere fatti in collaborazione con altri enti.